purtroppo gli arbitri non gli ridanno la partita a questi qua, gli ultimi minuti finali quasi da scandalo. Ma indubbiamente devo dire che il finale è stato veramente un po' a rischio, perché credo che l'arbitraggio non abbia avuto un metro equo da tutte e due le metà campo, insomma. Mi sembrava molto permissivo per loro e molto, molto rigido per quanto riguarda noi, quindi alla fine i 13 falli a 26, che sono il doppio esattamente di quelli fischiati a loro, credo che sia veramente un dato un po' strano in una partita così. Però l'importante è che alla fine siamo riusciti, Grifo di Raffa, a portarla a casa. Era una partita molto importante, loro sono sicuramente una squadra con non tanta panchina ma molto solida nei titolari, e noi siamo riusciti ad arrivare in fondo con un quintetto totalmente anomalo, con tutti piccoli, dove tutti hanno dato una mano, anche lo stesso Mencarelli contro la zona ha messo dentro due bombe importanti, per cui devo dire che una vittoria significativa e una vittoria molto importante. C'è stato a un certo punto che hanno cambiato la marcatura, ha messo, adesso mi sfugge il nome, quel ragazzo di colore su Gallazzi, ne ha fatto un po' di tutti i colori, io ho visto, cioè la statura era diversa, la struttura fisica per tenerlo, insomma. Sì, loro a un certo punto hanno fatto una difesa mista, quattro zone, uno uomo su Edo, perché in effetti Edo era il giocatore che li metteva più in difficoltà, anche contro la zona, gli ha messo delle bombe, in quel momento lì gliel'ha battuta, e di conseguenza hanno cercato di metterci un po' il bastone negli ingranaggi facendo una difesa di questo tipo, però devo dire che alla fine poi quello che conta è portare a casa la partita, noi abbiamo lottato fino in fondo, sicuramente poi quando i quintetti non erano più quelli equilibrati, soliti, abbiamo dovuto giocare a inventare, a penetrare, a scaricare, a prendere dei falli, per fortuna comunque il risultato poi è dalla nostra e siamo molto contenti di questo. L'ultima domanda, c'è voglia e determinazione, i ragazzi non mollano mai, anche quando insomma prendono un certo distacco, tengono sempre la tensione alta. Sì, sicuramente devo dire che oggi è stata una partita d'alta tensione. Abbiamo messo la testa avanti presto, ci hanno raggiunto abbastanza nel breve, è stata giocata poi punto a punto e siamo partiti bene nel secondo tempo, nel terzo quarto, e lì abbiamo preso ancora un po' di margine contro la loro zona e poi abbiamo gestito il finale cercando di portare a casa questi due punti che alla fine sono veramente, veramente importanti. Siamo riusciti, siamo molto contenti. Adesso tra 2 giorni giochiamo ancora a Varese e speriamo di portarne a casa altri due, così la classifica viene un attimino a sorriderci. Ti sei fatto a sopracciglio lì, la morta. Nell'entusiasmo del tiro del secondo tiro a 3 punti di Mencarelli mi è venuto incontro e forse voleva darmi una panciata, invece mi ha dato la testata e mi ha preso il sopracciglio e in effetti si è gonfiato, però niente, niente di male, niente di male. L'importante era il risultato, poi quello passa. Grazie, in bocca al lupo. Grazie per te.